Forza! Venite tutti a Udine per il Paris Film Festival! Trattandosi del mio primo film, non è che mi sia per la verità molto posto il problema o di affrontare un genere cinematografico. In realtà è un po' più un discorso legato ai contenuti, cioè volevo raccontare questo tipo di storia. E questo perché in realtà in Cina in questo momento quello che io percepisco quello che succede attorno, che si presenta in varie situazioni, in vari modi, è comunque un contrasto continuo tra quel tipo, diciamo, quelle categorie di persone che possono avere un determinato potere e quelli che potrei chiamare gli svantaggiati, quelli che non hanno comunque nessun potere e quindi hanno difficoltà a vivere in società. Quindi quello che ho pensato è di raccontare una storia attraverso un gioco, che può essere il game, definito in generale come gioco, in realtà quello del cockfighting, ovvero della lotta tra galli, che potesse rappresentare in qualche modo questo tipo di dinamiche all'interno della società. Ho trovato che questo poteva essere una forma, diciamo, un modo per avvicinarsi di più, diciamo, a raccontare quello che succede nella società. Guarda, effettivamente cioè, è una domanda che mi sono posto anch'io. È anche qualcosa che, se vuoi, ha a che vedere anche un po' con le mie riflessioni, insomma, c'è cioè qualcosa che chiaramente ho inserito di qualcosa di mio. C'è una scena all'interno del film in cui è la figlia che chiede al padre: ma non vale la pena andarcene da qui? Cioè, piuttosto che continuare, no? Quindi questa domanda me la sono posta anch'io, cioè se continuare o meno, continuare questa violenza che poteva, capito, raggiungere anche, come poi è successo, cioè delle fasi, una fase sempre più pericolosa. Però è questa la vera domanda, poi alla fin fine, perché con la situazione che esiste comunque nel mio paese, in cui si riscontrano in continuazione questo tipo di episodi, allora se tutti si dovessero porre la stessa domanda, andarsene via, questa non è la soluzione, perché a quel punto io vivo in Cina e io comunque ho dei sentimenti lì, cioè nel senso c'è qualcosa che mi trattiene anche lì. Se dovessi effettivamente prendere una decisione di questo tipo, potrebbero essere in tanti a prendere questa decisione, perché comunque di arricchiti o di persone potenti non mancano. Quindi è vero che può essere una domanda, diciamo, un po' difficile, perché proprio perché me la sono posta. siamo arrivati anche a raggiungere comunque questo processo comunque all'interno della storia, ma è un po' inevitabile, cioè che chi comunque nel rappresentare qualcuno anche di così giovane, che abbia comunque sia così prepotente, che comunque avanzi comunque pretese, insomma, di potere, cioè effettivamente finisca con diventare quasi ridicolo. Anch'io in alcuni punti avrei esagerato un po' questo aspetto qui, come per esempio, non so se ti sei accorto, ma lui va in macchina con una targa in cui c'è scritto il suo cognome. Il cognome della famiglia è Mao. Poi c'è, se vuoi, anche una certa corrispondenza, riferimento al presidente Mao, se vuoi, cioè con quella, quando il potere, se vuoi, arriva a quei livelli che però a un certo punto ti sfugge pure, cioè capire come. Cioè, qual è, non dico i limiti, però le condizioni, ma semplicemente ti sfugge di mano, cioè nel senso può arrivare a diventare anche ridicolo. Sì, questo è vero. Ma ci sono, del resto, se tu lo cerchi di trovare anche nella società d'oggi, no? Non parliamo necessariamente delle grandi città, o Pechino, o Shanghai, insomma, lì dove insomma ci sono anche una certa varietà anche di situazioni o di realtà, ma stiamo parlando anche dell'entroterra, anche lì si trovano tantissimi casi di questo tipo, cioè di personaggi o comunque di famiglie un po' più potenti, ecco, che abusano, di questa influenza che hanno. Questo tipo di editing in realtà non è che l'avessi studiato prima, cioè nel senso me lo sono inventato, però insomma me lo sono ritrovato un po' a studiarlo proprio in fase di montaggio.
In realtà, cioè, il ritmo della storia, se tu, la ritmo della storia rispetto all'originale, diciamo, è un po' diverso rispetto alla sceneggiatura, per esempio, perché non la sceneggiatura di per sé seguiva un suo ritmo, che però mi sono accorto in fase di montaggio che sarebbe risultato un po' troppo lento. Quindi è vero che è una caratteristica, diciamo, di l'editing in questo film è un po' una caratteristica, questa caratteristica, perché mi sono reso conto che non era però poi nel risultato quello che era il ritmo che avrei voluto per questo film, avrei voluto che fosse un po' più veloce. Se avessi seguito, diciamo, letteralmente il ritmo della sceneggiatura, mi sarei ritrovato con un film molto più lento. Poi è chiaro che ha a che fare anche un po' con la mia, diciamo, cosa preferisco io, cioè, nel senso, a me piace molto comunque un ritmo più veloce nella storia, cioè, lui dice è un po' più moderno, diciamo, ecco. Cioè, io mi innamoro di alcune storie, cioè, adesso ho in mente questa storia di cui ho scritto una parte della sceneggiatura, però non è completa, ed sarebbe la storia dei backpacker, cioè di coloro che vanno in viaggio con lo zaino, cioè, con lo zaino sulle spalle all'avventura, un po', cioè il backpacker, cioè quelli che viaggiano comunque in maniera anche molto economica. Questa è una di quelle storie che a me piace tantissimo. Poi, indipendentemente dal fatto che possa essere comunque magari un cinese a viaggiare in giro per l'Europa, o essere uno straniero a viaggiare comunque in Cina, questo in realtà ancora non potrebbe cambiare, insomma, all'interno della mia storia. Questo non è importante, però mi piace questo tipo di storia perché ritrovo molto me, perché io sono uscito di casa da giovane e mi sono sempre dedicato, o comunque mi sono sempre interessato a viaggiare in giro, a fare i miei viaggi in questo modo, però, per cui è una cosa che magari vorrei riprodurre in un film. 外国人在中国做 backpacker 或者中国人到外国做 backpacker 这种我都会很感兴趣这种东西